Sono Omar, vengo dal Senegal. Sono in Italia da 8 mesi. Io ho 22 anni. Io mi chiamo Yusuf, vengo dal Mali. Ho 20 anni, ho fatto già 9 mesi in Italia. Sono Nassim, vengo a Costa d'Avorio. Sono in Italia da 8 mesi. Ho 22 anni. Io mi chiamo Seydou, vengo dal Mali. Ho 20 anni, sono in Italia da 9 mesi. Salve, sono Raffaele, vengo da Trani, ho 44 anni e vivo a Corato. Sono 8 anni che sto a Corato. C'ho una famiglia, c'ho un bambino di 8 anni, quasi. Io mi chiamo Amadou, vengo dal Mali, ho 19 anni. Mi chiamo Roberta, sono di Corato e ho 16 anni. Mi chiamo Francesco, ho 53 anni e sono di Corato. Mi chiamo Maria, sono venuta dalla Russia, sono siberiana, sono sposata qui in Italia con un coratino. Sono laureata di psicologia, ho 42 anni. Mi chiamo Antonella, sono di Corato, ho 17 anni. Mi chiamo Hassan, ho 23 anni, vengo dal Senegal. Mi chiamo Antonio, sono di Corato, ho 55 anni. Io sono Mamadou Traoré, vengo dal Mali, 19 anni. Mi chiamo Namat, vengo dal Mali, io ho 19 anni. Sono Alessandro, ho 22 anni, vengo da Albania. Io sono Joseph, ho 28 anni, vengo dalla Liberia, lavoro come mediatore culturale e interprete. Sono Daniela, ho 17 anni, vengo da Corato e sono una studentessa. Mi chiamo Anna, ho 22 anni, vengo dalla Polonia e sono una studentessa. Mi piace tanto questa scuola, c'è tante nazionalità. Mi piace molto questa scuola perché prima di arrivare in Italia io non sapevo parlare bene la lingua italiana. Io trovo la scuola buona perché sono arrivato non posso parlare in italiano. Per me la scuola è molto buona perché grazie alla scuola noi parliamo abbastanza bene la lingua. Non è come dicono la gente che vengono di là per rubarci il lavoro, non esiste. Ho fatto molto cose a scuola. Mi trovo bene con i ragazzi di colore perché per me non c'è differenza. C'è una bella esperienza che stiamo provando adesso a questa età. Poi con i ragazzi di colore non ci sono problemi, sono uguali come noi. Per me non ci sono problemi per andare a scuola con le ragazze altri colori. Siamo tutti uguali e siamo amici. Per me stare con ragazzi di altre nazionalità va bene. Sono contento per venire a scuola. Io a scuola mi trovo bene. Ho trovato bei ragazzi di colore, insegnanti bravissimi, pazienti. Ci vorrei restare per sempre con loro. Io trovo la scuola bene, una bella insegnante e la ragazza è bellissima. Ho trovato bene la scuola, gli insegnanti sono bravissimi, non c'è razzismo, tutti sono bravi. È bello venire a scuola e imparare cose nuove. L'educazione è importante, quindi essere con altre nazionalità veramente non mi fa nulla problema, mi aiuti a capire bene la cultura e la gente. Non ho problemi a stare in classe con persone di nazionalità diversa. È anche bello quando nazionalità sono diverse perché si può conoscere molti altri culturi. Io voglio restare qui in Italia. Il mio sogno è di studiare ancora. Dal futuro io piacerei a fare l'autista. Io vorrei fare piastrellista. Cerca di lavoro, trovare un qualcosa, sperando.
Vorrei fare il lavoro come giardiniere. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una parrucchiera. Il mio sogno non esiste, è finito già, serve solo un lavoro. Se c'è possibilità posso ristudiare qui. Allora, il mio sogno è prendere la patente, trovare un lavoro, fare la barista. Io voglio fare l'insegnante. Voglio vivere giorno per giorno, che non mi manca il lavoro. Io vorrei restare qui in Italia. Io voglio diventare un camionista. Sono meccanico e mi piace questo lavoro. All'aspetto di mio futuro non lo so, perché non sai che cosa arriva domani. Lo dai tutti nel mano di Dio e seguiti come si va la cosa. Spero di andare all'artistico e di continuare bene. Io per il momento non ho ancora idea cosa farò. Più là vediamo.